ringrazio per questa sensibilità dimostrata, questo invito accettato. Il punto di partenza della nostra discussione, che poi so che finirà, diciamo, su un altro punto, è la questione, diciamo, che abbiamo esaminato attentamente, la partecipazione del pubblico alle nostre gare. E diciamo, purtroppo abbiamo notato una cosa molto molto significativa e contemporaneamente preoccupante, cioè che abbiamo il pubblico più basso d'Italia in termini di partecipazione, esattamente la media bassa, pur avendo il prezzo tra i più bassi d'Italia, diciamo una media di prezzo di 7 euro e 10, e con una partecipazione diciamo molto modesta. E questa è una questione molto delicata, diciamo, perché da un lato pone il problema immediato, e cioè il fatto che noi vogliamo che, siccome ancora la squadra ha qualche chance di arrivare ai play-off, che queste tre gare finali siano caratterizzate da una partecipazione molto molto importante, diciamo che il palazzetto si riempie, perché questo sarebbe un segnale significativo non solo per l'immediato, ma anche per il futuro, perché qui sta l'altra grande questione, cioè che noi sappiamo tutto, diciamo, voi lo scrivete, però noi sappiamo tutto delle aspettative di questa città, però solo nei grandi eventi. Ora, se chi ama il basket a Roma vuole che il basket rimanga a Roma, deve valutare che non ci sono solo i grandi eventi, ci sono anche i campionati normali, diciamo, e quindi la partecipazione normale a questa attività. Allora si tratta di valutare esattamente la portata di questo elemento, e voi ci dovete tanto aiutare, diciamo, proprio perché amate il basket e proprio perché amate il basket a Roma, che tutto questo si trasformi in un grande momento di partecipazione. E non possiamo essere il pubblico più basso d'Italia al prezzo grosso modo più basso d'Italia. Ora sappiamo tutto, le grandi città, le questioni, un conto è la piccola città, un conto è Sassari, in cui il basket è tutto, un conto è Roma, tutto, sappiamo tutto di tutto, però non riempire un palazzetto di 3.500 persone è veramente, diciamo, un punto che farà riflettere. Allora è fondamentale, diciamo, intanto partendo dalle gare che mancano, che ci sia questa partecipazione massiccia. Poi noi pensiamo di lanciare proprio come segnale un segnale, diciamo, ora organizzeremo come farlo, diciamo, di potenzialità. Insomma, vorremmo fare una formula di 1.000 che decidono di abbonarsi e quindi di sostenere la società proprio nel periodo che attraversa, perché chiunque debba valutare di accostarsi al basket deve sapere che c'è una partecipazione forte. Quindi noi vorremmo, lo faremo da qui, diciamo, a queste giornate che mancano alla fine del campionato, una iniziativa che abbia queste caratteristiche, una sottoscrizione, diciamo, in cui ci siano 1.000 disponibili a sostenere la squadra attraverso l'abbonamento, e quindi la società, e quindi chiunque debba arrivare. Proprio per affrontare il secondo punto che sicuramente mi chiederete subito, lo faccio subito prima io: finora non ci sono novità. Noi apprezziamo molto queste sensibilità che anche alcuni di voi avete dimostrato nel sollecitare iniziative, ma per quel che risulta a me e quindi alla società, compreso il presidente Toti, fino a questo momento non c'è nessuna
iniziativa, nessuna presa di contatto, nessuna dimostrazione di volontà di affrontare il tema. Quindi noi siamo pronti, nel caso ci fosse, come qualcuno di voi scrive, a valutare quello che ci verrà proposto, ma fino a questo momento questo non è avvenuto. Per parte nostra stiamo anche noi cercando formule, via d'uscita, e quando le avremo ve ne faremo partecipi. Quindi in questo senso, diciamo, siamo in questa fase delicatissima in cui l'affetto del pubblico, l'amore per il basket a Roma sarebbe indispensabile per far completare bene questo campionato, che sta andando bene. Qui il coach Calvani, qui, cui facciamo tutti i complimenti, diciamo, anche per augurio, per quello che ci manca. Se le vinciamo tutte, qualche chance l'abbiamo. E vabbè, è una grande responsabilità. Però se nel frattempo dimostriamo che il pubblico ama questa squadra e ama il basket, io penso che questo diventa l'incoraggiamento per la stagione, ma diventa anche elemento per suscitare interessi, valutazioni, riflessioni che l'accompagnano, insomma. Il presidente Totti non ha voluto in questa... infatti sono solo io qui proprio per decisione, perché non vuole fare dichiarazioni di nessun tipo fino a che avremo chance di qualificazione ai playoff, per non turbare né la squadra né l'ambiente. Quindi vuole tenersi, diciamo, fuori. Siccome parlando mi è stato detto che ci può essere anche qualche difetto di comunicazione, allora io ho deciso che cerchiamo di superare questi difetti di comunicazione e vediamo di concludere al meglio questa stagione per aprirne un'altra. Io sono sempre fiducioso, quindi lavorerò con tutte le mie forze perché la prossima si possa aprire. Però il punto di partenza è quello che vi ho detto. Questi dati ufficiali della Lega fanno veramente riflettere. Voi li avrete letti, penso, insieme a me. Io non li ho portati per non fare, non è che noi vogliamo fare pubblicità negativa, vogliamo soltanto indicare che c'è un problema serio. E questo problema siamo in tempo a rimediarvi con questo segnale, diciamo, doppio, sia partecipando alle gare finali che ci aspettano, sia facendo un'iniziativa che dia questo importante elemento di interesse, che potrebbe suscitare appunto serio interesse anche complessivo in questa città. Io sono tra quelli convinti, come è scritto anche in un giornale di oggi, che il basket a Roma è fondamentale, ed è fondamentale per il basket italiano, perché un basket senza le grandi città non è un grande basket, diciamo, con tutto l'affetto che ho e continuerò ad avere per il basket. Questo era il messaggio che volevo lanciare, e spero che poi tutto quello che avverrà da ora in poi lo possiamo costruire, diciamo, in un rapporto molto intenso e molto concreto tra noi e il pubblico attraverso voi, perché si costruisce noi e il pubblico attraverso voi. Quindi questo mi pare l'elemento decisivo per cui ho preso questa iniziativa, e vi sono grato perché l'avete accolto. Certo, confermi quindi che non è arrivata nessuna offerta a Totti? No. Quindi nessuno ha fatto nessuna proposta? A oggi. Martedì stiamo parlando, in questo momento, martedì. Neanche una minima manifestazione di intenti un po' parlamentare. Allora, a me non è arrivato nulla. Ho chiesto al presidente Totti, proprio siccome sapevo di queste vostre domande prima di venire qui, se a lui fosse arrivata, e magari io non lo sapevo, cosa che può capitare, diciamo, non ci sarebbe nulla di strano, e lui mi ha detto che a questo momento non è arrivato niente, diciamo. Quello che sappiamo lo sappiamo per aver letto i giornali, quindi come lo sapete voi lo sappiamo noi, diciamo, cioè, né più né meno, sia poi, diciamo, per i nomi sia per altro, che io non voglio neanche commentare, quindi, perché non
fin quando non c'è un interesse manifestato, che ci sarebbe veramente sciocco commentare cose che in questo momento non esistono, quindi quando esisteranno li commenteremo, li valuteremo. Prego. Questa è una bella domanda, diciamo, la proposta che io vi ho fatto, l'iniziativa che intendiamo prendere valuta anche questa eventualità, se diamo un segnale forte, proprio partendo da quei dati preoccupanti, che invece il basket a Roma ha un seguito consistente, sia nella prima parte di riempimento del palazzetto per gli ultimi tre, mi pare che sono, sì, gli ultimi tre incontri, sia per la questione dell'iniziativa che intendiamo prendere, diciamo, come segnale importante, io sono convinto che questo aiuterà a far arrivare qualcuno, cioè, e a trovarlo, diciamo, questo qualcuno che possa determinare la continuità del basket a Roma. Io l'ho detto l'altra volta, però non voglio correre il rischio poi. Io sono fiducioso, però, diciamo, voglio correre il rischio di essere un po' ottimista, di quelli fregati poi sulla realtà. L'esperienza del 2000 mi fa essere così, però oggi non siamo nel 2000, sono passati 12 anni, siamo in piena crisi, vabbè, tutte le cose che sapete più di me, che quindi io non vi devo spiegare, diciamo, che non riguardano solo Roma, che riguardano complessivamente il movimento, c'è una questione delicatissima, quindi io penso poi alla fine che una soluzione la troveremo, però ad oggi devo risponderti che la situazione è quella che è, cioè non abbiamo avuto manifestazione di interesse e quindi siamo, come dire, siamo alla ricerca dell'interesse del pubblico. Prego. Non mi fate domande, oggi non c'è lui proprio perché a queste domande deve rispondere lui. E quindi abbiamo deciso che non ci fosse proprio perché fino a che abbiamo chance di playoff, il presidente Totti non vuole fare, giustamente aggiungo io, sono stato uno di quelli che gli ha consigliato, perché non vuole fare nessuna dichiarazione che riguardi il futuro, perché questo determinerebbe per motivi evidenti, diciamo, conseguenza psicologica, vogliamo che la squadra sia la più serena possibile, che queste chance di playoff se li possa giocare in maniera come si sta giocando, diciamo, in maniera, diciamo, molto molto tranquilla e serena, ecco, e che non sia turbata da vicende esterne come quelle societarie. Le dichiarazioni ci sono state a suo tempo, eravamo presenti tutti, quindi da allora in poi non c'è stato nient'altro, e nient'altro in questo momento c'è. Quindi quando sarà, verremo in due anziché in uno, insomma, per motivi evidenti. Però se questa fiammella della conquista dei playoff resiste, noi speriamo fino all'ultima giornata, dobbiamo tenerla in vita e quindi non turbarla. Prego. Ma il fatto di chiedere adesso, sì, di mettere la responsabilità del futuro del basket dopo che negli ultimi anni però questo rapporto si è sfilacciato, non si è fatto un granché per tenerlo in vita, perdonami il termine, non può sembrare un po' un rigattuccio? No, assolutamente no. Sei stato nel basket, sì, quando sì. Bisognava aprire il secondo anello perché la gente con squadre, e Marco era vice allenatore di allora, quindi sì. Magari No, non c'è nessuna, è al contrario, dobbiamo metterla in positivo, cioè non c'è nessuna, non usiamo parole così forti, poi tu ci hai messo il romanesco, il cattuccio, però resta la parola forte, quindi per favore, non c'è nessun elemento di scaricare responsabilità, le responsabilità sono di chi ce li ha, quindi è inutile stare lì a fare oggi che sarebbe sbagliato processi responsabili, qui la questione è diversa. Preso atto che siamo in queste condizioni, che siamo il pubblico più basso d'Italia,
con, insisto, con, perché se ci fosse un problema di biglietto alto, cioè la prima cosa che facciamo in periodo di crisi lo abbassiamo, ma abbiamo il, grosso modo insieme ad un'altra squadra il biglietto più meno caro, diciamo 7 euro, quindi meno caro d'Italia. A quel punto il problema non è scaricare responsabilità, il problema è dare un segnale, invocare un segnale di amore al pubblico romano. Non scarichiamo niente, né ricattiamo nessuno, lungi dal me, per favore, cioè proprio diamo un segnale, questa è la volontà che mi spinge a questa iniziativa. Amiamo il basket a Roma, benissimo. Diamo un segnale importante, poi perché è avvenuto, come è avvenuto, perché abbiamo questi dati, perché la squadra non ha avuto i risultati sperati, e questo è tutto un perché, vabbè, lasciamo perdere, cioè, perché abbiamo fatto un roster piuttosto che un altro, tutto questo poi chiunque lo vuole giudicare lo giudicherà a tempo debito, io, ma figuratevi se... Se mi meraviglio di questo, quello che vi dico però è che noi abbiamo soltanto un interesse, quello di salvare il basket a Roma attraverso una prova di amore, ma che non è scaricare la responsabilità. Siccome io lo amo, spero che tanti come me, cioè migliaia, siano in grado di darci questa importante verifica, di non aspettare il momento magico, perché poi il momento magico potrebbe non esserci. Allora questo è il problema, non c'è nessuna responsabilità di nessun tipo. In più aggiungo, la vogliamo collegare con un'iniziativa che, come dire, dia continuità, proprio perché non sia lo scaricamento di nulla, sia l'elemento, la prima cosa che fa una società e un ambiente per cercare di ridare vigore, appunto, far appello a chi? A quelli che lo amano, ai suoi tifosi. A chi? A chi lo deve fare? Cioè, se non lo fa a loro, a chi lo deve fare? Cioè, mi pare una cosa logica. Cioè, l'esempio più clamoroso è sicuramente chi ha salvato Sassari. Sì, sicuramente i signori che poi hanno fronteggiato, ma ha salvato Sassari, il pubblico di Sassari, abbonandosi in massa e riempiendolo in ogni circostanza e non perdendo una partita in casa. Cioè, questo è un dato, poi lasciamo perdere, non scarico niente, è una questione. Dice, ma Sassari non è Roma. Lo so benissimo che Sassari non è Roma e che per il basket a Sassari il basket è tutto e a Roma è, cioè quando c'è la grande, quella pagina di oggi di un vostro giornale, è bellissimo, perché dà l'idea proprio delle potenzialità romane, ma nei momenti. Questo è un momento, valutiamolo come un momento di quel tipo, questa è la questione, non scaricare niente, valutiamolo come un momento di quel tipo, proprio perché amare il basket, perché la squadra è in corsa, perché siamo in queste condizioni, perché è giusto, io credo, dare una prova in questo senso. Mi guardo bene, insisto, dal fare nessun tipo, no, è proprio solo invocazione, solo amore, niente, poi ognuno, no, ci mancherebbe, poi dovete pensarlo ancora, ma ai tifosi chiederete? Chiederemo una, ora la studieremo in maniera, diciamo, dettagliata, chiederemo una formula di sostegno attraverso una prenotazione di abbonamenti, sperando di raggiungere 1000 persone che siano il segnale che la squadra, la società, chiunque sarà, ecco, per dirla come la penso, sappia che c'è un punto di partenza che scatta, certo nel momento in cui si avvia l'abbonamento, c'è 1000 prenotazioni, diciamo, studieremo la formula e poi ve la faremo sapere. Comunque, in teoria, abbonamenti a prezzo normale? Sì. No, a prezzo normale. No, vabbè, ma già questo, no, per favore, azionariato. No, io immagino che la domanda fosse... Sì, ma già l'avevo anticipata, perché siccome se avessimo una risposta di 1000 persone che prenotano un abbonamento, ci possiamo porre il problema dell'azionario, se no facciamo buco nell'acqua come tanti quelli che ci hanno provato. La formula quella di Treviso è impercorribile? La formula di Treviso, vedremo, perché
Esattamente, io non la conosco poi nei dettagli. Loro hanno creato delle, diciamo, quote di consorzio, sì, di abbonamento, perfetto, di aziende, diciamo, sì, gold, bravissimo, silver. Bravissimo. Allora, nulla è escluso, però siccome, insisto, a quello dovrà essere disponibile il... l'attuale proprietà, non chi vi sta parlando, per questa ragione abbiamo separato i due momenti, quello di oggi e quello che valuteremo nel momento in cui saremo fuori dalla... Io non voglio farla manco questa ipotesi, ma fino a quando siamo in corsa per i playoff non parliamo di tutto questo. In questo momento parliamo di riempire il palazzetto per queste tre partite e di pensare ad una formula che dia sostegno al pubblico, qualunque formula poi sia adottata. Chiaro. Prego. Stavo pensando che Sassari è stato aiutato da un aspetto dei tifosi, ha detto bene lei, manda i bollini nella provincia. Ah, beh. Allo stesso modo possiamo pensare eclatante per eclatante all'iniziativa di Toti che consegna la squadra al primo cittadino di Roma al prezzo di un euro simbolico? Non lo so, no, non sono in grado di rispondere, perché questa è una classica domanda che hanno già fatto a Toti, non sono in grado di rispondere. Conoscendo la situazione degli enti pubblici di comune, provincia, in questo momento per varie vicissitudini nazionali, anche perché mi occupo di queste cose, come voi sapete, sul versante principale della mia vita, mi pare difficile, però non voglio qui mettere carro davanti a nessun bue, perché, insisto, l'ho detto prima, la scelta di non venire oggi è proprio questa, che non vogliamo dare nessun segnale di turbativa alla squadra fino all'ultima goccia, diciamo, all'ultima goccia, come si dice in questi casi, di sudore per conquistare i playoff. C'è altro? Vi serve altro? Tu avevi qualcosa da aggiungere? No, ora vediamo, diciamo, facciamo una proposta, insisto, a noi ci serve in questa fase, poi queste si possono studiare, però in questa fase ci serve il fatto che appunto i tre incontri siano pieni e contemporaneamente uno è sperabile che lo sia, perché essendo a Milano, come dire, c'è un po' l'evento, e quindi, come abbiamo visto con Siena, con Milano scatta. Gli altri due è altrettanto importante che lo siano, ecco, quindi tra l'altro il prossimo ancora non sappiamo se si giocherà domenica, perché qui il palazzetto sarebbe occupato ai playoff della pallavolo, quindi c'è un problema, si sta valutando, diciamo, quando farlo, quando si può svolgere, diciamo, però in ogni caso, in qualunque data si svolga, siccome appunto, cioè, Teramo è importante quanto Milano ai nostri fini, diciamo, non c'è nessuna differenza, non c'è nessuna, oppure poi lo sarà altrettanto Casale, che verrà considerato da tutti magari già retrocessa, che ne so, per noi proprio, perché per il ragionamento che vi ho fatto è fondamentale che ci sia questa partecipazione convinta a queste tre gare finali, e poi appunto si possa studiare una formula che dia il segnale: io sono disponibile ad abbonarmi a queste condizioni, perché questo sarebbe un segnale importante per qualunque decisione si prenderà. Grazie. Quando al calo di pubblico, sì, che ha detto, quest'anno siamo l'ultima società, sì, come tutti. L'analisi proprio dei dati storici della Virtus dice che ogni anno in cui c'è stato il passaggio dall'euro al palazzetto, il punto è calato, sì, del 20 o 30%. Questo era stato considerato, sì, come previsione all'inizio stagione? Assolutamente sì, purtroppo poi è stato confermato, diciamo, perché il ragionamento è che dal punto di vista di quello che perdi in termini di incassi e quello che guadagni nel minor costo, alla fine si compensa. Cioè, dal punto di vista dei
come dire, del problema economico della società, conseguenze non ce ne sono, sono uguali, perché il maggiore incasso dell'euro corrisponde a un maggior costo dell'euro e quindi poi il minore incasso corrisponde al minor costo. Però il problema altrettanto corrisponde dal punto di vista anche della partecipazione del tifo, questa è l'altra contraddizione, perché 4.000 all'euro è come giocare in campo neutro e qui 1.500-2.000 è come in parte giocare in casa. Quindi diciamo che abbiamo perso in casa più quest'anno, sì, più quest'anno che, cioè, sì, diciamo ai tempi supplementari, però è vero, diciamo, quindi l'elemento, diciamo, che ci può fare, e questa è un'altra valutazione, se ci fosse una forte partecipazione è anche quella, perché siccome dal punto di vista del costo ricavo siamo lì, diciamo, quindi non c'è questa differenza, questo è un altro elemento importante ai fini del ragionamento, cioè che non c'è il richiamo del piccolo palazzetto, a Roma non c'è, c'è maggiormente il richiamo del grande palazzo. Questa è una riflessione, diciamo, non comporta, ve l'ho detto prima, conseguenze, diciamo, di quelle, però non c'è dubbio che questo risultato, come dire, molto negativo d'essere il minor pubblico d'Italia è anche il frutto di quella decisione, probabilmente, cioè non è solo frutto della squadra, non è solo frutto dei grandi eventi, non è solo frutto, è anche frutto del fatto che venire qui evidentemente è più scomodo che andare all'euro, cioè, ci saranno le ragioni. Qualcuno dice che c'è un insediamento più territoriale in quella zona, e questo anche noi lo studieremo attentamente, se è vero che c'è un insediamento più territoriale che spinge, diciamo, maggiormente gli abitanti di quel quartiere ad andare al palazzetto, più al palazzo, piuttosto che venire fin qui, cioè, questo ci potrebbe essere, diciamo, non c'è dubbio che anche qui in una valutazione di inserimento di una squadra, diciamo, l'insediamento territoriale in una grande città come Roma è una cosa che andrebbe valutata meglio, che finora probabilmente si è fatto poco, perché dice Roma è Roma, ma nel basket non è così, cioè nel basket evidentemente, a differenza del calcio, l'insediamento territoriale è importantissimo, cioè, perché quando c'è un insediamento, diciamo, forte in quel territorio, probabilmente questo aiuta tanto, poi magari vengono altri più lontani, ma se tu hai, e se fosse vero, come qualcuno sostiene, io non ho dati per contrastarlo, che per esempio tutto l'euro, il quartiere, l'insieme della città, e c'è più insediamento del basket e venire fin qui è molto più scomodo, questo è un elemento da valutare nelle scelte che faremo, perché non c'è dubbio, noi abbiamo bisogno di insediamento, non abbiamo bisogno di allontanarci con l'avere poi i problemi che, come dire, che abbiamo, se domenica non possiamo giocare perché ci sono i playoff di pallavolo, cioè tutte questioni, diciamo, che poi finiscono per farci pagare, diciamo, prezzi che non dobbiamo pagare. Quindi in questo senso è una valutazione che andrà fatta attentamente, diciamo. Cioè, io sono, è giusto lo stimolo, quindi quella è una delle cose che va messa dentro quel ragionamento di cui parlavo.